Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Abbiamo il piacere di vederci tutti insieme con la stampa e spero che sia una cosa che possa ripetersi. Adesso è la vigilia di Natale, credo che sia molto bello poterci incontrare. Poterci incontrare perché ritorniamo all'inizio della stagione. Innanzitutto grazie a voi perché date una mano alla Pallacanestro Bolognese. E quando alla Pallacanestro Bolognese anche per voi. Con un occhio di riguardo sempre, e questo fa bene alla Pallacanestro di Bologna, senza sapere chi è e chi non è. E per noi è importante anche il fatto che siamo partiti a stagione, con molti di voi che hanno fatto delle analisi, qualcuno più critica, qualcuno meno critica, ma credo che sia una cosa normale, ci è servito tantissimo. Però durante la strada ho visto che molti hanno detto che questa cosa che abbiamo fatto è una cosa bella, che l'idea che ha avuto questa società è stata una cosa molto importante per la nostra crescita, per il nostro movimento della Virtus. Questa cosa nasce perché l'idea dei giovani che abbiamo portato avanti nasce da un settore giovanile che ha valore, che crede in quello che fa, e poi abbiamo preso, e naturalmente questa è una cosa molto bella perché questa società è bella per quello che siamo, ed è bello che abbiamo trovato un attore, un bel allenatore, no sbaglio, un bravo, bravissimo allenatore, sì, che ha creduto nel nostro progetto. Anche contorsionista. Che ha creduto nel nostro progetto. Domani mi opero. Perciò questi ragazzi, se adesso li chiamavamo i nostri bambini, adesso sono i nostri ragazzi perché sono cresciuti, sono importanti dentro il campo e ci danno una mano veramente concreta. Ma il credere è stata la cosa più importante, quello che ha fatto Alessandro è stato determinante. Ci abbiamo creduto prima e lui condivide. Perciò volevo dire che questa cosa è bella perché voi con noi l'avete seguita. Poi, come ho detto prima, tutto il basket bolognese, però i giornali piano piano hanno intuito quello che stava succedendo e cosa succedeva in questa squadra, che è una squadra sicuramente meravigliosa, ragazzi veramente fantastici, non perché, non sto parlando di bravura, sto parlando di uomini veri, e questo è molto importante. Perciò il fatto che voi avete interpretato, avete molte volte capito o ci avete dato una piccola bacchettata, mai grossa, a noi è servito, perché bisogna accettare, la stampa ha sempre un parere, la forza è quella di prendere quello che ti dice e riuscire a analizzarlo, poi posso condividerlo o no, ma questo è importante. Quando allenavo io, qualcuno che c'era, prima di entrare dicevo sto pensando le bugie da dirvi, perché mi facevano incazzare, allora gli dicevo giocava Zolo, no, e questa è un'altra cosa, perché c'era gente che era... Adesso credo che invece la stampa è molto... gli anni che ci sono, che sono qui, è sempre riuscita a dare una mano a noi, anche nel momento che doveva criticarmi, che è giusto quello fa. Perciò vi voglio ringraziare per primi. Voglio ringraziare i giovani, tifosi della vita. Voglio ringraziarli perché è nato tutto da una cena, una sera dopo l'allenamento, hanno fatto una grigliata insieme ai giocatori. E lì è partito non il tifo ma l'affetto per questi ragazzi. E questo è stato un fatto importante. Ci seguono in trasferta, ci seguono in casa con affetto e con amore. E li voglio ringraziare. E voglio ringraziare, tornando indietro, a quelli che hanno fatto l'abbonamento, che a occhi chiusi ha detto crediamo in questo progetto. Come dissi quella volta in sala borsa. Voglio ringraziare che adesso sta facendo il biglietto, perché se arriviamo a 3.800-4.000 gli abbonamenti non li abbiamo. E quelli che non ci credono, che ci fanno lavorare perché noi, come con le donne, molte volte quella che è la più difficile, quando si innamora poi dopo è quella che forse è quella giusta. E noi vogliamo coinvolgere quelli che proprio non ci hanno creduto e ancora hanno dei dubbi. Noi non pensiamo al risultato finale, ma ve lo dico onestamente, poi ognuno fa i suoi soldi. Pensiamo di crescere, abbiamo detto all'inizio dell'anno, vogliamo crescere e vogliamo andare avanti. E siamo sulla strada per fare questo. E siamo molto felici che questo sta accadendo. Siamo contenti di tutte le persone, noi abbiamo un gruppo, uno staff meraviglioso, sono tutti qua, comprese il manager del settore giovanile, poi c'è un responsabile del settore giovanile, non c'è, ma
siamo tutti qua, c'è una collaborazione molto buona, stiamo crescendo tutti insieme, questo è importante. Cosa succederà? È difficile, però io sogno, poi non vi dico i miei sogni, però sono sicuro, avevo detto che alla fine di dicembre dicevo cosa pensavo di questa squadra. Questa squadra può perdere con molte squadre, però può battere tutte le squadre. Alla fine vedremo cosa verrà. Senza angoscia, senza pressioni per nessuno. Questa squadra ha un'identità in poco tempo, perché ci dimentichiamo che questi giocatori sono insieme da 3-4 mesi. Se sentite parlare nel calcio, tutti si lamentano che la chimica o no. O lui è un fenomeno o è un busone. Perciò voglio dire, lui è molto bravo, è riuscito a creare il clima, è riuscito a avere il dialogo con i giocatori, è riuscito a motivare i giovani. Quindi gli facciamo troppi complimenti, ma è la verità, non gliele faccio gratis, veramente se le merita per quello che ha fatto. E i ragazzi però gli hanno posto dietro, vuol dire che c'è un bellissimo connubio fra loro. Ma noi andiamo avanti così, cercheremo di fare meglio, cercheremo di dare quell'esempio. E io la domenica mi sono emozionato quando Penna si è buttato per prendere una palla, che è la cosa più bella, poi è chiaro che vogliamo vincere. Però se alla fine non vinci, ma ti sei impegnato e hai lottato, qualche volta lo puoi accettare. E quando non ti impegni, la gente non nota la tecnica, la tattica, perché poi in pochi intuiscono davvero com'è. Però la gente si accorge se ti impegni, se lotti, se corri e se hai un bello spirito di compagno. Qui c'è sempre una parola buona, nessuno manda a fare quell'altro un altro. Gli americani, capita che l'osso che non prende 5 minuti la palla non dice beo, sembra che dice non va bene lo stesso, e forse non va bene, ma è entrato nel gruppo, è entrato nell'anima di questa squadra. Perciò volevo dirvi che sono felice che siete qui voi, spero che durante l'anno, dovevamo organizzarci ad ottobre, vorrei dire che da gennaio ogni tanto ci vediamo un mezzogiorno, ma così, per parlare di pallacanestro fra noi, poi ognuno dà un parere, ognuno se lo porta a casa ed egli è utile per crescere. Grazie a tutti, io vi auguro un buon Natale, tanta salute per voi e per tutte le vostre famiglie. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.